Cioè, assurdo, raga, con questo glitch faremo davvero una barcata d'oro. E bentornati, raga, in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi sul canale. Oggi nuovo video per RDR2, raga. Oro e soldi infiniti, raga, con questo glitch veramente faremo un sacco di oro. Ora vi parlo dei requisiti per fare questo glitch. Praticamente serve un amico, ragazzi, che ci darà una piccola mano a fare una cosa. Dovrà solo stare fermo. Dopodiché ci serve la mappa del lago Isabella. Come vi ho detto nel video precedente, ragazzi, era fondamentale che la riuscivate a prendere. E poi, raga, un'altra qualsiasi mappa. Se avete visto il video precedente, non vi mancheranno. Quindi a questo punto dobbiamo dirigerci, raga, in questa zona, proprio dal lago Isabella. E una volta che siamo arrivati qui, raga, vi spiego cosa dovete fare. Ah, raga, fondamentale, stavo per dimenticare, vi serviranno anche i candelotti perché poi dovremo usarli. Li potete prendere lootando la gente durante le missioni o li andate a prendere dal ricettatorio o dall'armeria, ora non ricordo esattamente. Comunque, a questo punto, una volta che siamo qua, cosa andiamo a fare? Andiamo ad aprire il lago Isabella. Vi mettete in questa posizione come vi ho fatto vedere prima, guardate anche dalla mappa dove sono io in questo momento. E se sentite il vostro pad vibrare, e in questo caso a me mi vibrava, vuol dire che il forziere è spawnato nel punto giusto. Cosa dobbiamo fare adesso? Semplicemente andare ad aprire un'altra mappa, ragazzi, nel caso non sentiste vibrare il pad. A quel punto andrà via l'area gialla nella minimappa e poi dovrete riaprire quella di Lago Isabella finché non sentite il pad vibrare. A questo punto fate come sto facendo io, scavalcate qua il fiume e andate lì dal forziere come sto facendo in questo momento. Gli dite al vostro amico di stare qua e di guardare il forziere. È importante che lui non smetta mai di guardare il forziere. Quindi ci mettiamo qui, raga, prendiamo i nostri candelotti. Ed è anche importante che nella minimappa in basso a sinistra despawna il cerchio giallo dell'area grossa e rimane solo l'icona, come vedete, che è rimasta solo il cerchietto nero col disegno della mappa, senza l'area gialla. A questo punto possiamo continuare, se no cambiate lobby e riprocedete da capo. Quindi, se staranno tutto correttamente, appoggiate semplicemente un coso di dinamite, raga, sul baule, vi allontanate e state attenti a non far esplodere il vostro cavallo che vi serve, è fondamentale per questo glitch. Quindi, una volta che è esploso il baule, prendete il cavallo e vi dirigete, ragazzi, in questo punto che vi faccio vedere. Guardate bene questa roccia alla mia sinistra, ragazzi. A questo punto, guardate anche la minimappa, quando superate la roccia vi despawnerà l'icona della mappa del tesoro. Se sta succedendo questo, vuol dire che saranno tutto correttamente. Voi adesso dovrete solo girare attorno alla roccia come sto facendo io per circa 10 minuti. Praticamente dovete fare 98 giri della roccia. Per quale motivo? Perché noi facendo il giro di questa roccia come sto facendo io, ipoteticamente stiamo entrando e uscendo dall'area gialla che è despawnata quando vi siete avvicinati al forziere. In questa maniera è come se aprissimo praticamente continuamente il baule. Quindi a questo punto, raga, dopo che avete girato come dei tonti per circa 10 minuti, quindi avete fatto 98 giri, io, raga, mi fermerò prima solo per farvi vedere quanto è OP questo glitch. Dopodiché, quando avete finito, vi dirigete dal baule e ascoltatemi bene.
Andate dal baule e lo aprite, ma prima di fare ciò dovete andare nelle vostre mappe e aprirne una a caso che non sia quella di Isabella, raga. In questa maniera, guardate in basso a sinistra nella minimappa, poi rimarrà aperta la mappa del tesoro di un altro punto, in questo caso di quella che ho aperto. Adesso ci dirigiamo dal nostro baule e una volta che siamo dal baule lo apriamo. E a questo punto, raga, ci dirà di prendere il lingotto d'oro che ha qualcosa di particolare. Come ben vedete, sbrilluccica, raga. Noi teniamo premuto X per prendere e sbadabam, raga. Prenderà in modo massivo tutto l'oro. Come dicevo prima, ogni giro che facevamo è come se aprivamo la cassa. Quindi adesso tenendo premuto stiamo praticamente prendendo l'oro massivo. Ed è veramente assurdo, raga. Quindi praticamente succederà questo. Sono 98 giri, più o meno saranno 90. 9.000 dollari, ragazzi, a botta se lo fate intero e un 100 e rotti e passa 120 così di oro. Se voi fate questo glitch 4-5 volte vi trovate con 500 di oro e che cosa ne so, 100.000 dollari, vi assicuro che non vi servirà più nient'altro. Potete godervi il gioco, comprarvi tutto quello che vi piace e pare senza poter stare con l'acqua alla gola. E niente, ragazzi, fatemi sapere se vi piace questo video, lasciate un like e lasciate un commento, supportate Savix, supporta il canale e alla prossima. Sbada bam.